Tornato qui con me l'amico Lorenzo Valeriani per presentare un coro Gamut. Sì, un coro diverso dagli altri. Paolo Bernabei ci ha fatto conoscere questa compagnia, questa associazione corale che ci ha regalato davvero dei momenti intensi. Non un coro tradizionale, ma c'è uno studio dietro, Federico, davvero importante. Quindi usciamo fuori un po' dai confini del folklore e ci concentriamo anche un po', perché questi pezzi realizzati dal coro Gamut sono davvero pezzi cantati col cuore e soprattutto con tanta tecnica. Sono dei veri e propri professionisti, perché lo ascolterete tra qualche istante. La difficoltà a livello tecnico di questo coro è diversa rispetto a quelli ascoltati in queste settimane, ovviamente senza nulla togliere alla tradizione abruzzese, però in questo periodo ci sembrava giusto e corretto inserire anche questa esibizione. E allora non perdiamo altro tempo, andiamoci ad ascoltare questo coro. Amiche ed amici di Rete 8, buone feste da Lorenzo Valeriani e da Mario Giacchetta e Maurizio Miglione, che si occupano ovviamente della parte tecnica. Sono giorni importanti in cui si sta in famiglia, ma il nostro percorso, il nostro tour dedicato ai cori non si ferma, e con me c'è Paolo Bernabei che oggi ci regala l'ennesima chicca. Siamo beati tra una meravigliosa presidentessa quest'oggi, sì, hai detto bene, che ci racconterà un po' questo percorso di un coro, Paolo, che ci hai voluto donare e regalare in questi giorni molto molto particolari. Diciamo che questo coro esula un po' da quello che è i normali gruppi che fanno musica magari di cose, di brani già scritti. Questi hanno dedicato praticamente questa serata, questa esecuzione a D'Annunzio, eseguiranno tutti i brani sui versi di D'Annunzio. Immaginate il lavoro che c'è dietro per fare un lavoro del genere, dove è scritta una poesia tanti anni fa, un verso di D'Annunzio tanti anni fa, e musicarla e cantarla, che cosa non semplice. Visto il livello, che diciamo è un livello molto alto, abbiamo pensato di regalarvi questa chicca, ecco, per Natale, per queste festività così importanti. Insomma, Paolo Bernabei ci ha spiegato questa bella chicca, questo bel dono che ci ha fatto in questi giorni particolari, ma devo chiedere necessariamente a Giorgia Loreto, che è la presidente del coro Gamut, tra l'altro anche solista, il perché di questo percorso, perché lo avete voluto iniziare, e poi ovviamente il nostro ringraziamento per questa serata dedicata agli amici di Rete 8. Grazie. Sì, solista di un brano Il vento scrive di Mario Lanaro, un brano bellissimo che è l'ultimo brano con cui concluderemo il nostro concerto. Che dire, è fortemente sentito questo percorso musicale che noi affronteremo questa sera. Grazie soprattutto ai compositori che sono riusciti a entrare per bene nei versi di D'Annunzio, e noi speriamo, attraverso insomma le nostre voci, di rendere giustizia a questa poesia che sono i versi di D'Annunzio. Quindi noi ce la mettiamo tutta, ci mettiamo il nostro cuore, le nostre voci, e che dire, buon ascolto. Certo, allora entriamo questa volta, non entriamo io e Paolo, siamo meravigliosamente accompagnati dalla presidente Giorgia Loreto, e mi raccomando, perché Paolo ha le orecchie, insomma, sì, quindi io darò il mio contributo per stilare una sorta di pagella, ma sarò buonissimo. Io li ho ascoltati e vi posso garantire che è un gruppo di livello, anche perché diciamo che questi sono brani difficili da eseguire, proprio perché diciamo hanno un'armonizzazione particolare, nel senso che scrivere una partitura, diciamo, su un verso già fatto non è cosa semplice. Insomma, tutto il coraggio del presidente Giorgia Loreto, che noi andremo ad ascoltare insieme agli altri componenti del coro. Buon ascolto. Amor,
siamo con Serena Marino, direttore del coro Gamut, che ci regalerà una sorpresa, una chicca. Si alza il livello, almeno sotto l'aspetto corale e culturale soprattutto, direttore. Sì, presentiamo un programma di concerto abbastanza ricercato, particolare, che riguarda i versi e le liriche di Gabriele D'Annunzio, donate alla musica da alcuni dei compositori italiani più importanti attualmente in attività in questo periodo. E, diciamo che è un programma particolare, non si sente spesso cantare dai cori abruzzesi ma anche nazionali un programma esclusivamente su versi d'autore, poetici. Questa idea da dove è nata? Quando è nata soprattutto? È nata circa un anno fa in occasione di una pubblicazione di un volume a cura di Arca Cori Abruzzo, che ha commissionato a molti compositori italiani importanti nuove composizioni appunto sui versi poetici di D'Annunzio. A microfoni e a telecamere spente ho visto la corale molto giovane, l'età è molto, l'età media è molto, molto bassa. Ecco, è stata questa la difficoltà, andare a ricercare i coristi adatti, oppure vi siete un po' adattati a quello che passava il convento, visto che siamo all'interno del convento Michetti qui a Francavilla? Allora, in realtà questo coro è nato nel 2018, ma non è stato un problema cercare coristi, nel senso che il coro è nato sull'onda del coro giovanile d'Abruzzo, un coro che ha raccolto una selezione di giovani cantori tra i 16 e i 28 anni in tutta la nostra regione, e poi, ecco, per continuare questa esperienza insieme abbiamo deciso di fondare questo coro solo 5 anni fa. E l'età media sì, è molto bassa, si aggira intorno ai 28-29 anni. Oh.
prossimi obiettivi da centrare, musicalmente parlando? O se ha un sogno nel cassetto lo stesso direttore? Beh, i sogni sono tanti, però nel 2024 daremo avvio a un corso per direttori di coro che si svolgerà in tutta Italia, ma anche nella fascia adriatica, a Pescara, a Fano, a Fermo e ad Ancona, in cui il coro Gamut sarà coro laboratorio, uno dei cori laboratori di questo corso, aperto a tutti quelli che vogliono implementare la loro conoscenza nell'ambito della direzione o che vogliono cominciare ad esplorare questo mondo. Questo ci prenderà quasi tutto il 2024, dal gennaio all'agosto dell'anno. Benissimo, allora noi ringraziamo il direttore Serena Marino, anche lei ovviamente giovanissima, ancora buone feste direttore. Buone feste a tutti. Buone feste davvero a tutti, a voi anche un buon ascolto e a voi il più grosso in bocca al lupo. Grazie, arrivederci, buon Natale.